Buongiorno a tutti, siamo a Bran, siamo arrivati ieri sera, non ho ancora fatto colazione per cui non sono molto simpatica. Stiamo lasciando la stanza, i ragazzi stanno caricando le moto, manco ancora io con i miei bagagli. Oggi visita al castello e poi via, verso Valico Tarnovo. Bulgaria, ci avviciniamo alla Turchia. Partiamo da Bran, abbiamo dormito in quella stanza là, sperando di non aver lasciato niente. E adesso vediamo di un posto dove andare a mangiare. Davanti a noi il castello di Bran, il castello reso famoso dalla leggenda del conte Dracula. Come si può vedere, c'è una bellissima raffigurazione di un martirio di qualche santo. Perché ricordatevi una cosa essenziale: quando vedete San qualcosa, è perché quel San qualcosa è morto in maniera orrenda. Eccoci, dopo il castello di Bran, un casino di gente, veramente una delle mete turistiche. È stata lunga la visita al castello di Dracula, non perché ci sia molto da vedere, ma perché è invasa dai visitatori. Poi stretto nei cunicoli, veramente da un certo punto di vista terribile venirci in alta stagione. Sempre un senso di claustrofobia quando ci sono tante persone in un luogo comunque angusto, ristretto, lunghissime file per entrare di stanza in stanza, insomma, bello. E quanti motociclisti. Certi luoghi restano magici grazie alle leggende che vi sono nate. E allora forse è più bello guardarsi il film sul conte Dracula o leggersi il romanzo di Bram Stoker. Tra l'altro, la cosa più interessante del castello di Bran e di questa zona, che in realtà è correlata alla fiaba del pifferaio magico, che è quella che racconta che c'era questo pifferaio magico che è entrato in città e chiede dei soldi alla cittadina per liberarsi dai topi. La cittadina consente, il pifferaio tira fuori il suo flauto, i topi lo seguono e la cittadina è libera dai topi. Successivamente torna in città per riscuotere il pagamento che gli avevano promesso. La città non lo paga e lui il giorno seguente, sempre col suo flauto, decide di suonarlo di nuovo e a quel punto i ragazzini e tutti i giovani bambini della città lo seguirono e sparirono nel nulla. La storia dovrebbe essere finita così, ma in realtà ha un fondo di verità per il fatto che nel corso del basso Medioevo, dopo soprattutto la peste del 1300, ampissime aree della Romania persero così tanta popolazione da essere praticamente disabitate e i signori locali inviarono dei messaggeri, soprattutto nelle province del Sacro Romano Impero e in Germania, per offrire a chi avesse voluto trasferirsi in queste zone
degli sgravi fiscali, esenzioni dal servizio militare e tantissimi altri vantaggi. E moltissimi partirono. E quindi la città di Bran e tutta quest'area in realtà fu colonizzata in questo modo, che anche se la parola colonizzata è sbagliata, da soprattutto dai sassoni, che furono invitati a trasferirsi in questa zona proprio per ripopolarla. Per cui le scritte in tedesco sul castello di Bran e anche la costruzione del castello stesso è dovuta ai sassoni, che nel corso del 1004 e del 1005 di fatto si stanziarono in questa regione. E questa forse è l'unica parte di verità tra fiaba e fantasia e realtà che c'è in questo posto, perché di Vlad l'impalatore non ci sono tracce a Bran realistiche, ed è solo il libro di Stock che lo rese famoso, che ne parla, ma dal punto di vista storico non c'è niente. Invece c'è una bellissima connessione col pifferaio magico, che pur sembra una fiaba ancora più assurda di quella di Dracula, in realtà a quanto pare c'è un bellissimo fondo di verità. È un brevetto di Benz, credo nel 1880, roba del genere. Cioè, guarda che culo. Mi sta anche la Coca-Cola. 2 ore abbiamo per scendere dalle montagne. Puglia, ammettiti, fai bla 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 che devo dire un segreto alla Fra, un secondo, velocissimo. Ho prenotato esattamente nell'hotel dove sei stato il primo anno con la moto. Non ci credo, sì. Era bellissimo, sì. Dovevo far fare la discesa. Esatto. No. Ma perché non c'è una discesa? Ma non diciamo niente. Non so se neanche me ne accorgo. Poi. Tu non te ne accorgi, neanche lui. Orca batosca. E ci fermiamo. Ha fatto tutto il viaggio così? Non lo so, io l'ho visto stamattina. Ma molto molla. Ma era stata stretta prima di partire. Dopo la tiriamo di nuovo. Non so cosa sia successo. Abbiamo l'Himalayan di Puglia, che è a secco di olio. Ne ha veramente poco, per cui adesso dobbiamo andare a comprarne uno. E poi abbiamo scoperto che la mia catena è particolarmente molla. La Romania sia stupenda, con questi rilievi montagnosi. Le mucche al pascolo, felici, sai che latte buonissimo che fanno? Con questa erba verdissima, che bella, pacifiche loro. Poi la Romania con tutte queste curve è veramente una goduria per noi motociclisti. Speriamo di non beccarci quel temporale laggiù. Abbiamo già sentito un tuono bello forte prima. Siamo finalmente in cammino. Abbiamo fatto una pausetta dopo il castello di Bran in una locanda sulla strada, abbiamo bevuto un altro caffè, bagno, e adesso ci dirigiamo verso Valico Tarnovo, Bulgaria. Oggi passiamo un altro confine. Ricordatevi che noi diciamo che abbiamo un tempo imposto di viaggio. Sarebbe bello poter viaggiare senza limiti di tempo, sarebbe forse la cosa più bella, ma li abbiamo, perché dobbiamo essere entro una determinata data a Istanbul, perché poi Puglia ha 2 giorni per rientrare in Veneto al lavoro. Qui abbiamo dovuto accelerare delle tappe, purtroppo, ma pare che finora stiamo vedendo solo bellissime meraviglie. Io veramente devo dire che quando viaggio mi trasformo in un vaso vuoto, mi faccio riempire di tutto quello che guardo, di tutto quello che osservo e attraverso. Mi sento sempre una persona di passaggio quando attraverso paesi, realtà che sono là da anni e secoli, però è un grande privilegio. Tanto sono belle queste curve morbide, e che panorama! Adesso avremo un paio di orette in cui attraverseremo la montagna. Vai tenerella, quanto mi fai divertire! Sei cambiata di molto, anche se è solo il vento quello che era. Ci ho impiegato tanto filosofando pure su perché non sei cambiata di manto.
olio? Ho bisogno di un rabocco. Red Bull Tropical, anche se mi viene in mente una canzone di un altro noto cantante nord italiano che non possiamo dire. Vediamo di fare il lavoro alla Francesca, perché ha la catena che si molla. Allora usiamo questo. Sali sulla moto. C'è Ame che non aspetta neanche che faccio su una sigaretta per tirare la catena, guardate che roba. Io sono in punta di piedi, l'equilibrio è precarissimo come al solito. Ecco. Ma col casco, non è che non ha voglia di tirarsi via il casco. Infatti a me, se sei da solo a fare questo lavoro, lo fai meno preciso. Cioè, è spaventosa sta roba quanto ce l'abbia molla. Scendi. Hai già fatto? Sì. Ecco fatto, quindi rimettiamo al loro posto le cosette. Ma è strano sta cosa che abbiamo dormito a Bran, qua, dove siamo andati a vedere il castello di Dracula, e abbiamo preso questa strada e siamo arrivati scendendo di qua. Siamo praticamente prima di i testi. Da qua prendiamo un pezzo di autostrada che ci porterà giù nell'altra sezione di mappa, qua, fino a questo incrocio qua, dove prenderemo la strada normale che ci farà scendere e ci farà attraversare il Danubio nuovamente qua al confine di Ruse, che c'è un ponte. E da qua invece proseguiremo in questa direzione qua verso Velico Tarnovo. Mancano 3,5 km al confine, si iniziano a vedere camion ovunque, perché nonostante anche la Bulgaria sia in Unione Europea, comunque non è dentro Schengen, quindi c'è la dogana anche se ridotta. Ruse, 4 chilometri. km a Velico Tarnovo. Qui c'è il confine rumeno. Ok. Liberi. Adesso vediamo quello bulgaro. Mi ricordo di aver sempre fatto code all'ingresso in Bulgaria. Stiamo salendo sul ponte sul Danubio. 1954, stile neoclassico, un po' trash con queste barre di ferro. Immenso davvero il Danubio. Wow, che immenso. C'è gente in acqua. E poi lo fareste il bagno nel Danubio? Eccole laggiù, la bandiera europea e la bandiera bulgara che sventolano al vento.
38 gradi, ragazzi. Noi siamo moto e ci infiliamo. Ve l'ho detto che è sovraffollato questo confine. Ok. Republic of Bulgaria. Questa cosa ha delle sedie, ha bucato la cerata per passare le sedie. Ombra anch'io. No. Guarda quanta gente abbiamo saltato. O muori di caldo sotto il sole o penso che le persone lo capiscano che in moto non possiamo aspettare, no? Anche Puglia, ho fatto. Hello. Siamo in Bulgaria? Ci fermiamo un benzinaio tra poco. E come avete visto il confine bulgaro è stato facilissimo. Quello rumeno ci hanno fatto proprio il gesto di andare avanti. E quello bulgaro invece c'è anche se il passaporto. Retto la moto. Basta, fine. Puglia pensava che fosse un confine lunghissimo, faticosissimo. Ma noi in moto li abbiamo superati tutti. Tutti, abbiamo tagliato tutti, abbiamo rischiato la morte. Ma non potevamo morire sotto il sole in moto, cioè no, possono essere comprensivi le persone. È ora di andare a cambiare la cartina dalla Romania alla Bulgaria. Ecco, lui va a cambiare. Quindi. Sì, ma un po' i fastidio sono distrutto così. Guarda, guarda che faccia che c'ho io, cioè disagio, siamo qui a bere tè al limone e limonata dopo la Red Bull di 3 ore fa. Sono 37 gradi, cioè non è che siamo qui e in più. Quanti chilometri abbiamo fatto oggi? 250? 150, abbronzato però. Sangue terrone e sangue terrone, sono abbronzata pure io. Vabbè, adesso proseguiamo, abbiamo 110 km fino a Veliko Tarnovo. E non so se vi ricordate nella mia prima serie di viaggio cosa è successo a Veliko Tarnovo. La paura che avevo di quella discesa, che chissà se oggi rifaremo. Bene, mi devo toccare insomma. Chissà se rifaremo, oppure quando la rifaremo mi sembrerà una cagata, semplicemente perché, vabbè, ho troppo poca esperienza. Comunque no, no spoiler. Vedremo se, secondo me Puglia neanche si accorge che è una discesa, no, ma la curva di apprendimento quando stai in moto tutto il giorno, oggi siamo al quinto giorno, cioè la curva fa così, il quinto giorno guidi meglio del primo. Sicuramente, rischi la vita molto di più, sì, ma sì, molto sì. Di più. Ci stiamo giocando jolly tutti i giorni, ma quello che gioca meglio i jolly è lui perché fa dei sorpassi. Lui ha rischiato la morte tipo oggi già 3 volte. Io ho imparato a guidare in India. Sì, è vero, infatti la sua specialità sono i sorpassi pazzi. Abbiamo passato il confine qua a Ruse, questo era il ponte sul Danubio. Adesso noi siamo esattamente qua, abbiamo fatto questa strada qua, la circonvallazione, e dobbiamo prendere questa strada qua che ci porterà a Veliko Tarnovo e in questo punto qua c'è il nostro hotel. Il guest house, la nostra guest house. Questo vediamo di vederla oggi, se no lo vediamo domani. Domani prenderemo questa qua, la 5, che porta verso sud. Questa cancelliamo, prenderemo questa. E dopo da lì proseguiremo dall'altra parte fino. Vedo il confine turco. Edirne. Edirne, la porta d'oriente. La Turchia è la vera porta d'oriente. Esatto. Stai rompendo la targa, vai avanti. Eri sulla ruota di Puglia. Sì, no, lui ti parcheggia addosso. Non hai registrato che hai detto che è proprio terrone? Perché ti parcheggia addosso, l'ho registrato ben io adesso. 1:30. Avevo voglia di, voglia di, voglia di. Thank you.
sono passata il mio primo viaggio in motocicletta con la Tenerella, che guidavo da neanche una settimana. Nel frattempo mi ero riuscita anche a spaccare il piede, un mese di gesso, ero partita. Sono curiosa di vedere questo cavolo di discesa che mi aveva terrorizzato. Sarà sicuramente facilissimo. Ducati Monster non è omologato, però è interessante come ha messo la targa rispetto allo scarico. No ragazzi, ma non ci credo, ma dai, io veramente l'ho spaventata da sta discesa. No, non ci credo. Oddio, ho fatto molto di peggio questi ultimi 2 anni. Che stronzato. È che non sapevo come andava a finire una canta. È saltato quel gatto nero. È che forse avevo paura perché non sapevo come andava a finire la strada. Non so. Slitta fuori. Come? Aspetta. Merci. Puglia. Non so cosa sia successo. No, Puglia, no, ti do una mano. Che posto incredibile. I'm happy to be back in Turkey. Thank you.